Saper riconoscere la buona finanza, approfondire il fenomeno dell'usura, aiutare gli studenti ad affrontare e superare i problemi legati alla dipendenza da denaro. Nasce con queste finalità il corso di formazione Principi e Metodi di un'Educazione Finanziaria per il XXI secolo, organizzato dall'Osservatorio Regionale sui Fenomeni di Usura, Estorsione e Sovraindebitamento del Consiglio Regionale del Piemonte, insieme al Centro UNESCO di Torino. Al corso prendono parte una cinquantina di insegnanti di differenti discipline, di scuole secondarie di primo e secondo grado del Piemonte. Tra gli appuntamenti in programma, tutti online, a causa delle restrizioni sanitarie. A inaugurare il percorso di formazione, il 29 marzo, l'incontro dal titolo Il ruolo sociale dell'educazione finanziaria, tenuto da Elsa Fornero, già docente di economia politica all'Ateneo di Torino ed ex ministro del lavoro e delle politiche sociali. In apertura dei lavori, gli interventi dei consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Giorgio Bertola e Gianluca Gavazza. Educazione finanziaria che è sicuramente importante in generale, maggiormente importante in questo periodo. Perché da un anno da partire da quando è iniziata purtroppo questa pandemia, questa emergenza L'osservatorio regionale su usura, sovraindebitamento e distorsione si è attivato ancora di più, ha cercato di, anche di aumentare eh, il livello delle sue attività, perché c'è un rischio eh, usura che è aumentato con un fattore di 1 a 10 eh, per le famiglie e anche per le piccole imprese. Oggi, più che mai, è preziosa l'operazione educativa, quella di indirizzare gli studenti alla ricerca di soluzioni e problemi di che vanno contro a questa dipendenza dalla ricerca del denaro facile. Ecco perché abbiamo bisogno di tutti voi, abbiamo bisogno di voi docenti che possiate intervenire nelle scuole per poter educare i nostri figli, i nostri nipoti. I prossimi incontri dedicati al fenomeno dell'usura sotto il profilo criminale e ai laboratori didattici sono in programma il 12 e il 26 aprile.